Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere qui così numerosi. Mi presento, sono Pietro Greco e ho il compito di dare la parola ai nostri relatori. E siamo qui per presentare Energia per l'astronave Terra, questo libro bellissimo giunto alla terza edizione. È un libro molto bello, io lo conosco fin dall'inizio perché è stato premiato nella prima edizione al Premio Galileo. E io facevo parte della giuria che ha conferito il premio e all'interno della giuria c'era un nuclearista il quale disse, dopo averlo letto, però è scritto davvero molto bene. Quindi anche diciamo, persone che la pensavano diversamente riconoscono diciamo, il valore di questo libro di Vincenzo Balzani e Nicola Armaroli. Due parole volevo dire sulla metafora astronave Terra. È una metafora su cui poi Vincenzo Balzani si soffermerà. È una metafora molto importante che appartiene, come dire, ai primordi del pensiero dell'economia ecologica, perché contrapponeva l'economia dell'astronauta all'economia del cowboy. Noi ci comportiamo un po' come cowboy e pensiamo di avere, come dire, un ambiente sterminato da cui poter prendere gratuitamente le risorse e poter immettere in maniera altrettanto gratuita i rifiuti in questo ambiente come fa il cowboy potendoselo permettere, mentre dovremmo comportarci come un astronauta che deve insomma misurare l'uso delle risorse e anche riciclare tutti i rifiuti che produce. Quindi è una metafora che ritorna e mi sembra davvero molto molto pertinente. La seconda che mi viene in mente parlando di questo libro scritto da due scienziati, da due uomini di scienza, è che la scienza ha contribuito molto a cambiare il rapporto tra l'uomo e la natura, tra l'uomo attore ecologico globale e l'ambiente in cui vive, perché la scienza è stata una delle leve principali che ha trasformato l'uomo in un attore enormemente cosciente. Oggi noi sappiamo di essere attori ecologici globali e grazie alla scienza. Questa enorme coscienza non sempre ci indirizza verso le migliori azioni, ma certamente è un fattore nuovo, relativamente nuovo nella storia dell'umanità e del suo rapporto con l'ambiente, soprattutto con l'ambiente globale. Ma c'è un altro elemento che Balzani e Armaroli di fatto diciamo, sottolineano, è il fatto che la scienza non può essere neutrale su questo, ma deve recuperare uno dei suoi valori fondanti, quello che Francis Bacon definiva riguardo ai benefici. Diceva Francis Bacon che la scienza non deve essere a vantaggio di questo o di quello, ma dell'intera umanità. Ecco, anche quando si applica allo studio e poi all'azione ambientale, questo valore della scienza a beneficio dell'intera umanità e quindi dell'intero ambiente in cui l'umanità vive deve essere un valore sempre perseguito e mi sembra che questo libro testimoni come questi due scienziati che ne sono autori lo facciano in maniera davvero importante. Mi taccio perché questo libro ci offre anche, come dire, una sensazione di urgenza. Dobbiamo intervenire perché alcune cose su questo pianeta stanno cambiando rapidamente, in particolare il clima sta cambiando rapidamente e come recitava un articolo scritto su una rivista scientifica di recente, sottoscritto da alcuni scienziati, presto sarà troppo tardi. E quindi dobbiamo agire, questo libro ci aiuta a capire assolutamente perché. Bene, io mi taccio subito e do la parola a Vincenzo Balzani, che ci spiegherà, immagino, perché l'energia per l'astronave Terra e come ha origine questo libro. Sì, volevo cercare in breve di
magari di far capire perché mai abbiamo chiamato questo libro Astronave e naturalmente Terra, perché siamo partiti da questa frase di Italo Calvino che dice: se vuoi capire bene un problema importante, evidentemente è importante sapere come siamo messi sulla Terra, prima di tutto devi guardare da lontano. Poi ci sarà tempo magari anche per eventualmente trovare soluzioni, andare nei dettagli, ma intanto guardare da lontano è importante. E quindi siamo partiti anche da una fotografia come questa, che sembra un po' strana, fatta da una nave spaziale che, come vedete, era molto distante dalla Terra, 1,5 miliardi di chilometri, e sembra che ci sono qui appunto gli anelli di Saturno. E poi c'è una cosa che ci interessa molto, perché a quel punto lì è la nostra Terra. Allora noi abbiamo pensato, per esempio, che, tanto per cominciare, che sarebbe bene meditare un po', ecco, su questa fotografia, perché ci dice delle cose che molto spesso si dimenticano, anche se tutte le sappiamo. Ecco, quindi appare chiaro che la Terra è una specie di astronave che viaggia nell'infinità dell'universo, però sappiamo subito che poi è un'astronave molto diversa da quelle che si vedono in TV o nei film, perché è un'astronave che, tanto per cominciare, non potrà mai atterrare, ovviamente. Non potrà mai fermarsi in nessun posto, non potrà mai fare un tagliando, non potrà mai scaricare i rifiuti che ha, se si rompe qualcosa bisogna che lo accomodiamo da soli, e quindi ci dice tutta la drammaticità, insomma, anche della nostra situazione. Siamo lì in quel puntino, siamo 7,5 miliardi, e dobbiamo starci tutti, bianchi, neri, gialli, buoni, cattivi, no? Nessuno se ne può andare, nessuno può essere scaricato se non morendo, e nessuno può essere caricato se non nasce, ecco. È un'astronave un po' strana, e quindi bisogna che ci facciamo l'idea che la Terra è anche fatta così. Poi dopo, naturalmente, uno può andare più vicino, vede che la Terra è grande. Questa è un'immagine che non possiamo vedere noi, perché mostra appunto il sorgere della Terra visto dalla Luna, spettacolo meraviglioso. Ma è ancora più bella forse la frase che ha detto l'astronauta, perché ha detto: siamo venuti fin quassù per esplorare la Luna, e la cosa più importante è che abbiamo scoperto la Terra. Perché la Terra vista da lontano è tutt'altra cosa rispetto a quella che noi conosciamo camminandoci sopra, lavorandoci sopra, no? Quindi questo qui è importante. Ecco, dopodiché ci avviciniamo ancora, naturalmente è grande, naturalmente appariva infinita quando c'erano poca gente, la gente ha sempre viaggiato su questa astronave non sapendo neanche di viaggiare, ovviamente. Inizialmente le persone erano passeggeri passivi, nel senso che la natura era molto più forte degli uomini, e però col tempo è aumentato moltissimo il numero degli uomini, e soprattutto è aumentata moltissimo l'attività dell'uomo. E questo è vero in particolare negli ultimi, diciamo, 100 anni o 50, come volete voi. Perché cos'è successo? Che in questi ultimi 50 o 100 anni è successo che lo sviluppo della scienza, da un lato, e la grande disponibilità di energia che abbiamo avuto con i combustibili fossili ha cambiato le cose, e quindi gli scienziati dicono che siamo in un'epoca nuova, antropocene, cioè l'uomo si è fatto la sua epoca. È un'epoca caratterizzata dal progresso della scienza e dalla grande quantità di energia che usiamo, e con questo abbiamo modificato il pianeta. E allora ecco che siamo ancora lì a viaggiare su questa astronave, ma la situazione è cambiata, perché siamo in una nuova epoca. E quindi non siamo più passeggeri passivi, e quindi con l'energia, la scienza e la tecnologia siamo noi che dominiamo la natura adesso, e quindi siamo come nella cabina di comando di questa astronave. Non possiamo cambiare naturalmente la traiettoria, ma con le leggi che ci diamo possiamo cambiare il modo di vivere. Allora, se succede qualcosa che non funziona su questa astronave, non possiamo dare la colpa a nessuno, la responsabilità è nostra, E quindi dobbiamo custodire il pianeta, e siamo forse la prima generazione che si rende conto di queste. Qualcuno può dire, qualcuno dice anche che forse siamo l'ultima generazione, cioè che se non facciamo in fretta, appunto, sarà troppo tardi. Ecco, allora che qui gli scienziati sono molto, da tempo, molto attivi in questo. Questo scienziato ha scritto un libro strano che il titolo si potrebbe dire: vivere in un pianeta più ostile, perché la Terra è un po' più ostile di prima, ma qui chi sa l'inglese, cioè tutti, avranno visto che c'è un errore nel titolo
di questo libro nella copertina. Ma come, dice, non è capace neanche di scrivere il titolo della copertina? L'ha fatto apposta. L'ha fatto apposta per dire: attenzione, la Terra è cambiata, non è più quella di 50 anni fa. E quindi bisogna cambiare anche il modo di pensare, mentre invece, specialmente nel campo economico, siamo ancora legati a degli schemi molto vecchi. Ecco. E quindi altri scienziati sono addirittura più tragici, dicono: il mondo è sull'orlo del baratro. Ma sono le stesse parole che dice il Papa nell'enciclica. E altri scienziati appunto ci dicono: attenti, attenti, bisogna decidere quello che dobbiamo fare, quello che non dobbiamo fare, perché non possiamo fare tutto qui sulla Terra. E quindi anche i filosofi appunto sono preoccupati. Bauman, che è morto da poco, dice che la scienza e la tecnica hanno fatto vincere all'uomo molte battaglie contro la natura, ma ora rischiano di farci perdere la guerra. La guerra che possiamo perdere è se causiamo una degradazione irreversibile del nostro pianeta, che è l'unico luogo dove possiamo vivere. Ecco, il Papa, dicevo, con la sua enciclica, un documento bellissimo, anche scientificamente è veramente eccezionale, perché naturalmente si è consultato con molti scienziati, ovviamente, e il Papa dice: di fronte al deterioramento globale dell'ambiente, voglio rivolgermi a ogni persona, perché credenti o non credenti interessa a tutti che la Terra sia custodita. Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all'urgenza di procedere in una coraggiosa rivoluzione culturale. Il Papa parla di rivoluzione e più giù parla del fatto che siamo un po' megalomani, insomma. Ecco, allora queste frasi si possono riassumere con questa di un filosofo che prima ancora aveva capito le cose, aveva detto: attenzione, è lo smisurato potere che ci siamo dati su noi stessi e sull'ambiente, sono le immani dimensioni causali di questo potere a imporci di sapere almeno cosa stiamo facendo. Dopo che abbiamo capito cosa stiamo facendo, forse possiamo anche inoltrarci e scegliere in che direzione vogliamo andare. Ecco, quindi l'astronave Terra dobbiamo vedere, considerare alcune cose fondamentali. Intanto, quanti siamo? Insomma, siamo 7,3, un po' più, la popolazione sta crescendo, ma forse si fermerà a 8,5 miliardi. Sta di fatto che oggi l'aumento è 75 milioni all'anno. Per avere un'idea, è la popolazione della Germania, no? E allora è come avessi una Germania in più ogni anno sul pianeta. Qualcuno dirà che ce ne basta una, che è vero, però come ho detto, in grandezza 75 milioni di posti a tavola da attrezzare. Ecco, dove nasce la gente? Certamente non in Italia e in Europa, ma ogni minuto nascono 57 africani, 32 cinesi e 29 indiani. Quindi si vede che la popolazione cresce, ma si sposta anche dalle nostre regioni ad altre regioni. Ecco, e qui i 57 africani ci interessano molto, perché l'Africa confina con noi e forse non tutti sanno, non tutti si rendono conto come grande l'Africa. L'Africa è tanto grande che dentro l'Africa ci sta tutta la Cina, tutti gli Stati Uniti, tutta l'Europa occidentale, gran parte dell'Europa orientale, tutta l'India, tutto il Giappone, e ci rimane ancora un po' di posto. Allora capite che un governo italiano, diciamo, come si deve, per prima cosa dovrebbe preoccuparsi, occuparsi positivamente dell'Africa. Ecco, e va bene, quindi c'è il problema delle popolazioni, il problema delle risorse, perché per vivere abbiamo bisogno di risorse. Allora, le risorse, cosa abbiamo di risorse? Abbiamo per fortuna la luce del sole, che viene dall'esterno, è quella che salva la baracca, no? Ma tutte le altre cose, quelle concrete, dobbiamo andare a scavare nella terra. Siccome la Terra ha dimensioni finite, perché è quello che è, non è più grande di così, è quello che è, allora per forza di cose è ovvio, le risorse sono limitate, sono limitate. Sembra un concetto troppo facile, però non se ne tiene conto. Il Papa dice: l'idea di una crescita infinita che tanto entusiasma gli economisti è basata sul falso presupposto che esiste una quantità illimitata di risorse. Certo. Ma poi oltre alle risorse cosa succede? Tutti sappiamo che quando usiamo una risorsa naturalmente si formano dei rifiuti. E qui ancora vale lo stesso concetto. La Terra ha dimensioni finite, sì, e allora anche lo spazio disponibile per collocare i rifiuti è limitato. Bisogna che lo capiamo bene sto fatto. Allora, ecco, il Papa dice ancora: l'uomo pensa di essere di fronte a una natura che può essere sfruttata senza problemi, perché gli effetti negativi dello sfruttamento possono essere eliminati. Ecco, mi fermerei qui questa prima parte, poi magari vediamo dopo. Grazie, grazie a Vincenzo Balzani. Poi ci sarà tempo anche
per porre delle domande a Vincenzo Balzani e a Nicola Arbaroli, che penso si soffermerà adesso sullo scenario energetico in particolare. Anche sul cinema, sì. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto la biblioteca e soprattutto l'editore Zanichelli con tutto il suo staff che ha reso possibile questa serata. E ringrazio tutti gli amici, colleghi, persone che non conosco che sono qui, e sono particolarmente emozionato perché tra le tante persone qui ce ne sono due a cui sono molto legato, che sono stati i miei primi insegnanti di scrittura, la professoressa Anna Maria Mampieri quando ai tempi del Minghetti tanti anni fa, e il professor Quinto Fattori, che è stato il mio primo insegnante di scienza sempre circa 30 anni fa. Bene, io farò un pochino il quadro dello scenario energetico, tenendo conto che il libro è 200 pagine, quindi alcuni flash così al volo. Uno dei concetti che abbiamo cercato di far passare è l'idea che nei paesi ricchi noi siamo nel pieno di una grandissima bufata energetica, e per fare questo abbiamo usato nel libro l'unità energetica schiavo, cioè invece di ammettere di avere a disposizione prese elettriche, benzina e tutto quello che abbiamo, immaginiamo di avere delle persone che lavorano con la forza muscolare al nostro servizio. Una persona normale, non un atleta, può sviluppare circa 50 watt di potenza con i muscoli delle braccia e delle gambe per circa 8 ore, che è la giornata lavorativa. Quindi questo vuol dire in pratica che per far funzionare una TV, se dovessimo mettere a lavorare delle persone, dovremmo mettere a pedalare due persone. Se passiamo alla lavatrice, che assorbe molta più energia di una televisione, le persone da mettere a lavorare sarebbero 15. Possiamo sempre andare avanti. Se prendiamo un'automobile, questa è la mia, quando io vado al mare a 100 km orari di media in autostrada è come se avessi 1600 persone che tirano la carretta, queste sono solo 350. Dopodiché possiamo andare avanti, un aereo di queste dimensioni al decollo pieno di persone, 400 persone, valigie, carburante eccetera, richiede la potenza di 1.600.000 persone. Quindi noi in realtà questi schiavi che lavorano al nostro servizio li mettiamo in funzione spingendo bottoni, girando chiavi, acquistando biglietti su internet, facendo cose semplici senza nessuna fatica. E in realtà i veri schiavi energetici, da chimici ci siamo presi appunto la libertà, e che è poi la concretezza dei fatti, sono i legami chimici carbonio-carbonio e carbonio-idrogeno degli idrocarburi in buona parte dei casi. A fronte di questo uno potrebbe dire, sì, va bene, però l'energia è costosa. È un dibattito, se ci fate caso, molto presente sui media. Ma andiamo a vedere se è costosa, perché abbiamo cercato anche di sfatare dei miti. C'è una sezione finale, miti da sfatare. Uno è questo. L'energia è costosa. Beh, la benzina costa 1,06 € al litro attualmente, ma il 65% sono tasse, quindi non riflette il costo effettivo di quel bene, va direttamente allo Stato. Un'acqua minerale che noi compriamo in trattoria, nella peggiore trattoria di Bologna, uscendo di qua, costa almeno 2 €. Quindi la verità dei fatti è che la benzina costa meno dell'acqua minerale. Uno potrebbe chiedersi, ma com'è possibile? Ci sono delle ragioni che spieghiamo bene nel libro e che non vi racconto, così vi viene magari voglia di leggerlo se non l'avete ancora fatto. Passiamo al petrolio, una delle tante fonti che analizziamo più in dettaglio. Il petrolio rimane la prima fonte energetica. Il petrolio è un po' come quello che in Emilia è il maiale, cioè del petrolio non si butta niente. Da un barile di petrolio si fa circa metà benzina, poi circa un 25% gasolio e via via, fino alla fase più pesante, che è il cosiddetto asfalto, che è quello che buttiamo per terra per creare le strisce sopra i quali i mezzi che vanno a benzina e a gasolio corrono. Quindi capite che il petrolio è una roba straordinaria, è un materiale che non troveremo mai più sulla faccia della terra, tant'è vero che è oggetto di tante attenzioni e di tante tensioni, di tante guerre. Quindi abbiamo una sezione molto ampia dedicata al petrolio, e pensate che è talmente una roba straordinaria che siamo riusciti a farla passare attraverso le montagne. Questa è una foto degli anni 60, dove quando veniva posato l'oleodotto che portava il petrolio dal porto di Genova a Ingolstadt in Baviera, attraverso un tubo, attraversando le Alpi. Lo abbiamo portato ovunque, questo liquido magico. Noi però negli ultimi anni ci siamo resi conto che la faccenda si complica talmente velocemente che la sezione petrolio dalla prima edizione di 10 anni fa da adesso è completamente cambiata. Chi, i fan che l'hanno letto tutte e tre, se ne renderanno conto. Noi abbiamo passato gli ultimi 70 anni a strizzare la terra alla ricerca di petrolio, e attualmente la situazione a grandi linee è questa: ci sono due tipi di petrolio, anche se non se ne parla ancora abbastanza, quello facile, convenzionale, quello del nostro immaginario, quello del Golfo Persico, quello che uno va nel deserto saudita, trivella un pozzo e spontaneamente
il petrolio esce per decenni, e insisto spontaneamente. Questo tipo di petrolio facile tende a diminuire e aumenta invece la ricerca del petrolio cosiddetto non convenzionale, estremo, difficile. E su questo abbiamo speso parecchie pagine nell'ultima edizione del libro. Ce ne sono di vari tipi che non sto, anzi che vi illustro poi brevemente. La situazione è talmente cambiata che vedete, se nel 2003 il petrolio convenzionale, che è quello blu, copriva quasi tutta la domanda, siamo arrivati a un punto che il convenzionale copre circa la metà. Quindi la situazione è drammaticamente cambiata negli ultimi 15 anni. Il petrolio non convenzionale è questa robaccia qui, queste cosiddette sabbie bituminose che si trovano in Canada, che sono un mix di petrolio pesante e sabbia, che si trova in superficie in certe zone, il petrolio e gas da fracking, anche lì c'è una estesa discussione della questione, il petrolio in zone remote. Siccome l'Artico si sta sciogliendo a causa del cambiamento climatico, l'umanità, in un eccesso estremo di follia, va a trivellare l'Artico alla ricerca di altro petrolio. Capite che neanche un tossicodipendente all'ultimo stadio farebbe una cosa del genere, ma noi la stiamo facendo e ci stiamo impegnando molto. E si va nel mare a profondità sempre più crescenti, e questo è tecnicamente costoso, difficile e anche rischioso. A proposito di sabbie bituminose, lo faccio vedere nelle scuole, siccome i ragazzi sono sempre molto impressionati, ho pensato di farlo vedere anche a voi. Le sabbie bituminose che facevo vedere prima in quella mano si estraggono in questa zona del Canada, quella arancione, una zona molto estesa. E quando fanno le estrazioni, alla fine delle estrazioni, la situazione è quella alla vostra sinistra, mentre la foresta ancora vergine da distruggere per andare a scavare queste sabbie che si trovano tra 0 e 200 metri di profondità è quella verde, quindi è destinata a diventare altrettanto brutta. E per fare questo si usano i camion più grandi del mondo che vanno, vedete, a distruggere letteralmente quello che trovano, e poi viene lavorata in un impianto chimico e gli scarti vengono buttati in piscine, chiamiamoli così, grandi bacini artificiali. Sono zone abbastanza disabitate, si pensava di aver risolto il problema buttando gli scarti là. In realtà la natura è complicata, gli inquinanti cominciano a girare per l'atmosfera e per le acque, e gli effetti inaspettati si manifestano. Questo è un pesce che ha un enorme tumore ed è un pesce che sguazzava lì nelle acque circostanti. E quindi la situazione, faccio vedere questa fotografia per farvi capire come ci stiamo drammaticamente complicando la vita andare a cercare questo petrolio sempre più difficile. Fortunatamente la situazione sta cambiando, questa è una notizia di una settimana fa, quindi siamo proprio, diciamo, sulla notizia. La Banca Mondiale pensa di stoppare definitivamente il supporto finanziario all'estrazione di petrolio e di gas. Quindi anche le grandi istituzioni finanziarie cominciano a capire che verso quella strada ci si fa solo del male. Questi sono segnali che il mondo sta cambiando, che è un po' il messaggio che abbiamo voluto dare nel libro di Speranza. Quindi c'è l'ascesa delle rinnovabili, e dalle rinnovabili ce ne sono di tanti tipi, le descriviamo tutte, e partendo da un concetto semplice, che lo possiamo capire guardando questa stanza. In pratica, a noi cittadini, che è quello che ci interessa, cosa ci serve? A noi servono due cose, energeticamente parlando, servono elettricità e servono combustibili. E noi, nei paesi ricchi, consumiamo nel consumo finale un quarto di elettricità e tre quarti di combustibili. Che lo capite anche guardando quest'aula, appunto, per illuminarla basta accendere qualche neon. Consumo energetico, sì, però non granché. Per scaldarla, sicuramente qui si brucia del gas, la cubatura è enorme, è chiaro che il consumo energetico è molto più elevato. E quindi noi, qualunque cosa pensiamo per il futuro, per le rinnovabili, dobbiamo avere in mente che dobbiamo fare sia elettricità che combustibili. Purtroppo il dibattito è molto sbilanciato. Quando si parla di energia sui media, si parla di fotovoltaico, nucleare, eolico, è quasi sempre elettricità. Noi abbiamo anche un problema combustibili. Per quanto riguarda l'elettricità, il fotovoltaico, tutti direi sicuramente sapete cos'è, si è sviluppato molto intensamente. Quando lo faccio vedere nelle scuole dico ai ragazzi, il fotovoltaico è cresciuto con voi, 10 anni fa, 11 anni fa eravamo a dei livelli praticamente nulli, e vedete la crescita della potenza installata è stata enorme, i colori sono le varie zone del mondo, non ha importanza. E la buona notizia è che l'Italia ha coperto più del 7% dei suoi consumi lo scorso anno, questo è il trend degli ultimi anni, con il fotovoltaico, cioè l'Italia è la nazione che più al mondo produce elettricità dal sole rispetto ai propri consumi, e questo è un numero di cui andare orgogliosi. Complessivamente nel mondo
il fotovoltaico fa l'equivalente, questa è una stima che abbiamo fatto, di circa 50 centrali nucleari. Questi sono i dati dell'anno scorso, adesso saranno diventati più di 60 alla fine del 2017. L'eolico è l'altra tecnologia elettrica, insisto elettrica, che è cresciuta, è iniziata prima, è cresciuta enormemente, e l'eolico ha fatto l'equivalente lo scorso anno di 130 centrali nucleari. Capite che quando qualcuno ancora dice sui media ma le rinnovabili non contano, beh, 130 centrali nucleari sono una cifretta che comincia ad essere interessante, no? E questo è bene cominciare a dirlo, a spiegarlo, a dirlo ai ragazzi nelle scuole, perché i messaggi che arrivano spesso sono completamente fuorvianti. E quindi questa è una stima che abbiamo fatto, l'eolico più fotovoltaico l'anno scorso hanno fatto più del 5% dell'elettricità mondiale. Qualcuno mi può dire, ma cosa vuoi che sia il 5%? Attenzione, non è mai successo nella storia che una tecnologia, due tecnologie nel giro di così poco tempo almeno siano arrivati a questa cifra, considerando che gli ultimi 10 anni i consumi energetici sono continuati a crescere continuamente. Quindi è veramente in atto una rivoluzione nella produzione elettrica, che ha sconvolto anche le industrie stesse del settore. E fare i combustibili dal sole, l'altra cosa che ci serve invece è molto più complicato, e questo ci dilunghiamo nel libro a spiegarlo, i combustibili di prima generazione sono quelli che uno dedica delle colture per coltivare dei prodotti agricoli da cui ottenere combustibili, bioetanolo e biodiesel, è una strada che non porta molto in là, assolutamente da evitare quasi sempre, e la seconda generazione è quella degli scarti, utilizzare gli scarti dell'agricoltura per fare biocombustibili, la scienza è più indietro su questo, e l'altra, il nostro sogno soprattutto di fotochimici, questo è anche diciamo il settore di ricerca in cui noi ci impegniamo anche qui a Bologna, è la fotosintesi artificiale, cioè l'idea è molto semplice, prendere molecole a basso contenuto energetico, simboleggiate da quell'omino, e trasformarle in molecole ad alto contenuto energetico, come idrogeno, metano ed etanolo, utilizzando la luce del sole. Detto così sembra una cosa semplice, in realtà è molto molto difficile, servono complessi sistemi chimici, servono anche tanti finanziamenti per fare ricerche di questo tipo, e pensate sono 10 anni che stiamo lavorando per far sì che l'Europa indirizzi una quota sostanziosa di finanziamenti in quella direzione, e pian piano ci stiamo arrivando forse. E comunque è l'ora delle scelte, dice vabbè, ci hai dato un quadro veloce, dobbiamo fare delle scelte. Per capire che le scelte non sono tutte uguali vi faccio questo esempio. Se vogliamo cambiare i carburanti, il modo di far funzionare gli automezzi sulla strada, abbiamo due possibilità, i biocombustibili e l'elettrico. Qual è il migliore dei due? Facciamo un confronto nel nostro giardino. Supponiamo di avere un metro quadro, di avere tutti quanti un giardino. Io non ce l'ho, ma insomma supponiamo di averlo tutti quanti. E di dedicare un metro quadro di questo giardino alla coltivazione di colza. La colza è un prodotto agricolo da cui si ottiene il biodiesel. Supponiamo quindi anche di avere in cantina il necessario per fare del piccolo chimico per trasformare la colza in biodiesel. Quindi io coltivo, faccio il contadino, poi faccio il chimico, ottengo il biodiesel e lo metto nella mia macchina diesel. Quanti chilometri faccio con il raccolto di un anno? Allora facciamo un esempio molto concreto, perché immaginiamo di partire qui, di avere la macchina qui sotto dalla porta, sotto al pavaglione, e con la mia macchina biodiesel coltivata sul mio metro quadro non arrivo neanche in tangenziale, arriverò più o meno all'ospedale maggiore, ma forse neanche. E quindi insomma, allora andiamo a vedere l'alternativa, supponiamo di fianco al metro quadro di colza di mettere un pannello fotovoltaico, di raccogliere elettricità per un anno che mi arriva sul mio giardino e di caricare la batteria di un'auto elettrica come questa e vedere appunto quanti chilometri faccio, quindi l'alternativa rispetto a prima. E quanti chilometri faccio? Ripartiamo da qui sotto e la strada che posso percorrere è molto più lunga. Ho già passato la tangenziale, arrivo a Modena, arrivato a Modena esagero, vado a Reggio, poi vado a Piacenza, poi arrivo a Milano, poi passo da Novara, torno anche giù, vado verso Casale, verso Alessandria, vado a Torino, passo davanti a una fabbrica che non produce questo tipo di auto e arrivo al confine francese e faccio 500 chilometri. Quindi questo per spiegare che non tutte le scelte sono uguali, l'uso migliore del suolo, dei fotoni, della luce che arriva sul suolo è quello decisamente dell'auto elettrica. Però la transizione energetica, questa è la conclusione anche del libro per far capire la complessità, perché non ci sono soluzioni facili a problemi difficili purtroppo, e quindi parliamo dei colli di bottiglia. Il primo collo di bottiglia che trattiamo è quello materiale. Noi per andare a cercare risorse minerarie dobbiamo grattare la crosta terrestre e fare delle miniere come quella, no? E le risorse della Terra, come diceva prima Vincenzo, non sono infinite.
Qual è il punto? L'energia solare, che è quella principale a cui ci dobbiamo rivolgere, che è una quantità sterminata, come quantifichiamo nel libro, è pari a centinaia di volte il nostro fabbisogno. Quindi teoricamente noi possiamo soddisfare il nostro fabbisogno energetico con la luce solare, sfruttando in tutte le sue varie forme dirette e indirette. Non c'è nessun problema in merito a questo. Quindi uno potrebbe dire, ok, problema risolto, perché mettersi tante preoccupazioni? Purtroppo la situazione è più difficile, perché in realtà l'energia del sole come tale non serve quasi a niente. L'energia del sole deve essere trasformata e deve essere immagazzinata. Quindi servono dispositivi che accumulano l'energia e dispositivi che appunto la trasformano, quindi pale eoliche, auto elettriche, batterie, pannelli fotovoltaici, eccetera. E noi abbiamo un problema, che la tavola periodica, questa appunto è una roba da chimici, è fatta così, la Terra è fatta così, cioè non è democratica la tavola periodica, ci sono elementi molto presenti sulla crosta terrestre, alluminio, magnesio, calcio, silicio, ma ce ne sono di quelli presenti molti meno, e la natura sembra quasi si diverta a prenderci in giro, perché gli elementi rari sono quasi tutti necessari a livello attuale delle conoscenze per tutte le tecnologie energetiche ed efficienti che abbiamo, e quindi abbiamo un problema. E a proposito di auto elettrica, questo è un altro esempio che vi faccio. Ci siamo posti questo problema: sarebbe possibile andare tutti ad auto elettrica, a proposito del fatto che c'è questa possibilità di trasformare il trasporto? Allora ho immaginato che domattina siamo tutti sufficientemente ricchi da poterci permettere una Tesla S, che è la macchina elettrica più lussuosa del mondo, costa 100.000 euro, pum, domattina tutti ricchi. Questa macchina consuma 0,18 kWh per chilometro, e il consumo, diciamo, il chilometraggio medio che abbiamo è di circa 15.000 km all'anno, che è il consumo elettrico medio della famiglia italiana. In Italia noi abbiamo 37 milioni di auto, quindi questo sarebbe il consumo della Tesla per 15.000 km all'anno. In Italia abbiamo 37 milioni di auto, che ne fanno 12.000 in media. Quindi se domattina tutti gli italiani andassero in Tesla con questi chilometraggi medi, servirebbero 80 terawattora. È tanto o è poco? In realtà è molto poco, perché in Italia produciamo già molto di più solo da rinnovabili. Quindi è assolutamente possibile immaginare la transizione all'auto elettrica relativamente alla produzione elettrica, cioè non dobbiamo coprire l'Italia di pannelli fotovoltaici, non dobbiamo costruire migliaia di centrali elettriche, ma è assolutamente fattibile in un arco di tempo di 20 anni. Infine, l'altro il collo di bottiglia che affrontiamo è quello del cosiddetto ritorno energetico, costi-benefici. Il concetto è molto semplice, anche se un po' raffinato: per ottenere energia utile si spende energia. Mi spiego: se questo è il vostro distributore preferito, quando voi mettete la benzina nel serbatoio, quella benzina per arrivare lì ha consumato lei stessa tanta energia, perché è stata prelevata lontanissimo, in un altro continente sicuramente, forse in mezzo al mare, forse a grandi profondità, e quindi ha avuto una serie di trasporti lungo i tubi, le navi, i camion, eccetera, l'estrazione stessa, la raffinazione, e alla fine è arrivata da voi. Quindi non è un'energia netta, c'è già stato un consumo a monte. E gli economisti ci spiegano che affinché una fonte energetica sia sostenibile economicamente per una civiltà avanzata come la nostra, bisogna che il guadagno che abbiamo dell'energia rispetto a quella consumata prima deve essere di 5 volte, almeno di 5 volte. Ora, noi siamo in una civiltà attualmente dove il guadagno energetico del petrolio saudita è arrivato anche fino a 100, quindi noi abbiamo goduto di enormi, diciamo, dividendi energetici che nella civiltà delle rinnovabili dobbiamo di cui dobbiamo tener conto. Le tecnologie elettriche, eoliche e fotovoltaiche hanno già dei ritorni energetici oggi superiori a 10, quindi siamo già in una zona di sicurezza. Per i combustibili invece siamo ancora molto più indietro. E quindi, per concludere, comunque la giriamo, noi ci scontriamo con un limite, che è il limite materiale, che è il limite del ritorno energetico, che sono i principali. E per far capire questo concetto, di solito faccio vedere questa foto. Questa è sono le foto dell'operazione di bonifica sulle coste della Louisiana dopo il disastro della Deepwater Horizon 7 anni fa.
questa piattaforma esplose sostanzialmente, uscirono milioni di barili di petrolio che hanno invaso le coste della Louisiana e hanno fatto una devastazione ambientale. È stato il peggiore disastro ambientale di sempre. Vedete, questi signori non hanno un robot particolare, un aspirapolvere particolare per andare a pulire le coste della Louisiana. Non è una gran tecnologia quella. Prendono le braccia, si infilano due guantoni e metro per metro vanno a pulire le coste della Louisiana. Questo per ribadire un concetto fondamentale, che la scienza e la tecnologia non sono la soluzione a tutti i nostri problemi quando la stupidità umana supera qualsiasi ragionevole limite. Grazie per l'attenzione. Grazie Nicola Armaroli. Adesso abbiamo un quadro del libro, di questa terza edizione del libro, e adesso passiamo a commentarlo, ma prima lasciatemi ricordare l'editore che ha voluto che questo libro raggiungesse la terza edizione, Zanichelli, con questo format che unisce qualità a comunicabilità, che è una cosa molto difficile. Questo libro viene letto, può essere letto da tutti, anche gli studenti delle scuole medie, ma è di altissima qualità, e quindi abbinare le due cose è molto difficile. Onore al merito all'editore Zanichelli. Adesso darei la parola a Gianfranco Bologna. Gianfranco Bologna è direttore scientifico del WWF ed è il più scientifico degli ambientalisti, se posso dire così. Ti ringrazio. Io ringrazio voi tutti per essere qui e ringrazio ovviamente gli amici cari Vincenzo Balzani e Nicola Armaroli per avermi invitato, perché per me è veramente un onore presentare il loro libro. Quindi io esordisco subito dicendovi che è un libro veramente straordinario. Io non solo ho avuto il piacere di averli tutti e tre, quindi li ho letti tutti e tre, e come sottolineava Nicola prima, c'è veramente l'evoluzione. Infatti io arrivo a dirvi non che vi dovete comprare anche gli altri due, perché forse sarebbe esagerato, perché adesso ci avete il quadro completo nel terzo, però onestamente molto molto interessante, come in tutte le questioni che riflettono e approfondiscono le tematiche in una maniera tra l'altro straordinariamente avvincente, di vedere anche l'evoluzione. E questa evoluzione è un'evoluzione che parte anche dalla conoscenza scientifica. E quindi io adesso il tentativo che volevo fare di commento a questo meraviglioso volume, che ripeto dovrebbe essere a mio avviso in tutte le biblioteche di tutte le case italiane, sempre che ci abbiano ancora una biblioteca, perché anche questo è un problema che ci dobbiamo porre. E quindi sottolineo anche il valore di case editrici come la Zanichelli, che stanno facendo un'opera e hanno fatto da tantissimi anni un'opera straordinaria di divulgazione scientifica di alto livello, e di cui abbiamo un bisogno estremo. E credo che qui abbiamo anche bisogno di approfondire un po'. Io vado rapido e sarò anche breve, però credo che la cosa molto importante che ci dobbiamo dire a riflessione di questo volume è che il tema centrale che stiamo affrontando, come Vincenzo brillantemente illustrava all'inizio, è questo grande problema dei limiti. E guardate, il problema dei limiti non a caso era stato sollevato, e questa è la figura un po' evocata che nessuno poi ha citato direttamente, che è Kenneth Balding, che è stato l'economista che nel 1966 in un suo paper che aveva pubblicato in un volume l'aveva proprio chiamata l'economia della navicella spaziale Terra, e faceva appunto, come ricordava l'amico Pietro Greco all'inizio del dibattito di questo pomeriggio, faceva la differenza tra l'economia dell'astronave Terra e del cowboy. Vi ricordo che stiamo parlando del 66. La fotografia che vi ha fatto vedere Vincenzo Balzani dell'Earth Rise, quindi del sorgere della Terra visto dalla Luna, con la bellissima frase di Bill Anders, che fu uno dei tre astronauti sull'Apollo 8, è bello sottolinearlo perché quella foto fu ripresa il 24 dicembre del 1966. Due anni dopo, come sapete, con l'Apollo 11 siamo andati sulla Luna. E la cosa straordinaria di quella frase bellissima era la sensazione di grande emozione da parte degli astronauti. Io vi prego sempre di collocarvi nell'epoca, nel periodo che vi sto citando,
dicevano rispetto alla Terra, perché nella bellezza della Terra vedevano anche la limitatezza e la finitezza di questa Terra, che purtroppo non fa parte della cultura economica, perché questo è il punto nodale. Tutto quello che avete sentito prima deve farci riflettere sul fatto che c'è un sistema economico attuale che non considera in maniera molto seria, molto approfondita, e quindi lo traduce in quello che poi diventa la pratica economica quotidiana, quello che invece la conoscenza scientifica ci sta dimostrando. E non a caso Kenneth Bauding, che era un personaggio singolare, no? Era un economista sui generis, un altro di quegli economisti che non hanno vinto il premio Nobel, penso al grande Georgescu Rogan, che è stato il fondatore dell'economia ecologica, a cui nessuno si è ben guardato di dare un premio Nobel per l'economia. Sapete benissimo la differenza tra premi Nobel veri, quelli delle scienze, come dire, fisica, chimica, chiamiamola biologia e medicina, perché oramai è biomedicina, che sono, diciamo, molto più sostanziosi di quello dell'economia. Quello dell'economia è un premio Nobel che venne anni dopo, ed è dovuto al fatto che c'è un finanziamento della banca centrale svedese, quindi, diciamo, con tutto il rispetto per gli economisti. Ma Kenneth Bauding disse una frase al congresso statunitense in una sua audizione nel 73 straordinaria, e la vedete qui. Chi crede che la crescita esponenziale possa continuare all'infinito in un mondo finito è un folle oppure un economista. Allora, questo è un po' il riassunto delle cose che Vincenzo e Nicola vi hanno detto prima, perché alla fine, se noi vogliamo trovare un po' la soluzione di questo problema, dobbiamo andare ad affrontare come la specie umana si relaziona nei confronti dei sistemi naturali. Perché il vero tema nasce qui. Nasce nel momento in cui noi abbiamo fatto sì che quelli che sono i processi circolari della natura, dove, come sapete, il rifiuto non esiste, li abbiamo resi processi lineari. Quindi, paradossalmente, un prodotto della natura, che siamo noi, perché noi deriviamo dai sistemi naturali, deriviamo da questo meraviglioso fenomeno vita sul nostro pianeta, siamo il prodotto di questo straordinario fenomeno vita, e paradossalmente ci siamo completamente allontanati dal fenomeno vita. Se avessimo potuto vivere in maniera molto avanzata, molto tecnologicamente sofisticata, in una dimensione di economia circolare, perché di questo quando si parla di processi circolari, questo è. Vi ricordo che l'anno prima della conferenza di Stoccolma, che era il 72, anno mitico per tutti noi, perché fu anche l'anno in cui fu pubblicato il primo rapporto al Club di Roma straordinario, che si chiamava Limits to Growth, i limiti della crescita, che poi ci sono stati ulteriori rapporti meravigliosi. Ricordo a tutti che l'anno prossimo si faranno i 50 anni della fondazione del Club di Roma, e avremo un grandissimo evento a Roma con tutti i più grandi esperti di sostenibilità che verranno. Io già da adesso vi invito, è il 17 e 18 ottobre del 2018, e saremo in una località proprio vicina a Papa Francesco, che è l'Agustinianum, a via Paolo VI, nella piazza San Pietro. Perché? Perché il vero problema sta lì. Allora, che cosa sta scoprendo la conoscenza scientifica oggi? Perché, avendo avuto un percorso economico che è andato praticamente a sbattere contro quelli che sono i limiti della natura, e oggi ce l'abbiamo l'evidenza palese. Io sono affascinatissimo dal dibattito scientifico sull'antropocene. Vi spiego il motivo. Seguendolo dalle origini, nel mio piccolo ovviamente, come vedete questo è il... Ma l'antropocene è una nuova epoca del tempo geologico? Tutti noi ci ricordiamo che, bene o male, nella scuola abbiamo studiato quello che è il geological time scale, cioè come è evoluto, come noi abbiamo classificato i periodi della storia del nostro pianeta. Questi sono tre grandi protagonisti di questo dibattito: Paul Crutzen, la persona con gli occhiali, diciamo con la montatura scura, è premio Nobel per la chimica, e al centro c'è Jan Zalasiewicz, che è il direttore, il presidente del working group proprio che sta studiando nella Commissione Internazionale di Stratigrafia la validità del fatto che ci sia addirittura riconosciuto nel tempo geologico che noi abbiamo registrato un periodo particolare, che la dice lunga, perché siamo di fronte alla pervasività di una singola specie nei confronti delle pressioni e degli effetti nefasti sui sistemi naturali rispetto a tutto il resto della vita sul pianeta. Dall'altra parte c'è Willy Stephen,
che è uno dei grandi studiosi di Global Change. Ebbene, questo è in sintesi, vi chiedo scusa perché forse spero che la riusciate a vedere bene, in sintesi la storia del nostro pianeta, no? Ora, se voi vedete 4,6 miliardi di anni, infatti la parte iniziale sopra va da 4,6 miliardi di anni ad oggi. Poi che cosa facciamo noi? Esplodiamo la parte del fanerozoico, quindi del fenomeno della vita che si è andata esplodendo. La vita è molto prima, è nata intorno ai 3,8 miliardi di anni con le forme di procarioti, però andiamo a esplodere quella, la vedete nella seconda riga, diciamo, della slide. Nella seconda riga abbiamo il fanerozoico esploso, con tutto, qui a questo punto non parliamo più di miliardi di anni, ma parliamo di centinaia di milioni di anni. Poi che cosa avete? Nella terza riga avete l'esplosione del Cenozoico, che è la parte più recente, tra virgolette, da 65 milioni di anni fa fino ad oggi, e quindi con la famosa grande estinzione di massa che ha provocato la scomparsa dei meravigliosi dinosauri. Ebbene, guardate questo bollino rosso, you are here, noi siamo lì, siamo qui. Cioè, in tutta questa meraviglia, noi siamo riusciti a essere a questo punto, dove in questo punto, rispetto al periodo in cui ci troviamo, che è l'Olocene, addirittura gli scienziati ci dicono che invece siamo in un nuovo periodo geologico. Badate che non stiamo parlando di una cosa così da dibattito da te. Nel 35esimo congresso mondiale di geologia che si è tenuto lo scorso anno a Cape Town, la commissione ad hoc, il gruppo di lavoro ad hoc della Commissione Stratigrafica Internazionale ha votato il fatto che si riconoscono, dopo 10 anni di analisi di tutti i dati disponibili e immaginabili, il fatto che ci sia la possibilità di dichiarare tecnicamente un nuovo periodo geologico che si chiama Antropocene. Ci vorranno altri 4-5 anni per la definizione formale e l'accettazione formale. È inutile che vi dica che c'è un grande dibattito nel mondo dei geologi, perché io non sto qui a descriverlo, però per dirvi il fascino che c'è dietro questa situazione è che noi, studiando l'antropocene, stiamo sempre di più capendo a che punto abbiamo portato il nostro pianeta. Ma non il nostro pianeta, perché guardate, il problema non è che il pianeta è in pericolo. Questo è uno degli errori che abbiamo fatto un po' tutti, l'ambientalismo della prim'ora. Il pianeta, a meno che nello stesso simultaneo momento tutte le concentrazioni di armi nucleari dovessero esplodere tutte insieme, francamente, è che da lì il famoso inverno nucleare con i grandi studi che furono fatti negli anni della guerra fredda, francamente non è in pericolo, perché la Terra ne ha viste di tutti i colori. Se voi avete un po' di cognizioni di carattere paleontologico, geologico, in questo periodo la Terra ne ha viste di tutti i colori, è cambiata la composizione chimica dell'atmosfera, prima non c'era l'ossigeno, dopo 2,2 miliardi di anni è cominciato a venire fuori l'ossigeno, oggi siamo al 21% nella composizione chimica dell'atmosfera dell'ossigeno, cioè voglio dire, è successo di tutto. Quindi la Terra è un meraviglioso pianeta in evoluzione, e in più c'è un fenomeno straordinario in evoluzione, che è la vita, e che si stringe completamente con questo straordinario fenomeno che è la Terra. Quindi non è questo il problema siamo noi. Quindi oggi arrivo a dirvi che i nostri slogan che abbiamo sempre usato, save the nature, save the climate, quindi salvare il clima, salvare la natura, noi li mettiamo sempre insieme a save the humans, salvare l'umanità, perché quello che è a rischio oggi è la civiltà umana che abbiamo conquistato finora. E nel periodo dell'Olocene, questa è la grande dimostrazione degli scienziati dell'Antropocene, noi siamo riusciti a mantenere una stabilità dinamica, vi chiedo scusa a chi è uno studioso attento perché sono due termini in contrapposizione, che di fatto nel periodo dell'Olocene, che sono 11.700 anni a questa parte, quindi dalla rivoluzione del Neolitico ad oggi, tutto sommato ha avuto luogo e ha consentito alla specie umana di poter diventare quello che è diventata. Allora, vogliamo difendere quello che abbiamo prodotto? Parlo della parte buona di quello che abbiamo prodotto. E quando Papa Francesco, nella sua splendida enciclica, dice proprio che non è più solo il problema del rifiuto che diventa un tema gigantesco, perché non si riesce più a riequilibrare questa dinamica che dovrebbe essere circolare e invece lineare, ma questo scarto è uno scarto anche umano.
perché questa società, questo sistema economico ha prodotto gli scarti materiali, gli scarti di dissipazione energetica, quindi flussi di materia e di energia completamente sprecati, presi dai sistemi naturali e sprecati dai sistemi sociali, ma anche gli scarti umani, che è una cosa allucinante. E allora vado rapidamente a dirvi, qui tralascio i dettagli, questo è l'ultimo World Population Prospect dell'ONU, per farvi capire qual è l'evoluzione anche del numero degli esseri umani. Se io vi dovessi chiedere, quando pensate che noi abbiamo raggiunto il primo miliardo? Vediamo se qualcuno... 800. Sì, sì, così, è un piccolo esercizio. Quando è che diciamo, l'umanità ha raggiunto il primo miliardo? Vabbè, ve lo dico io. Siamo nei primi anni dell'Ottocento. Quando abbiamo chiuso l'Ottocento non eravamo neanche un miliardo. Scusatemi, non eravamo neanche 2 miliardi. Abbiamo cominciato il Novecento con 1.600.000.000. Abbiamo chiuso il Novecento con 6.100.000.000. Siamo nel 2000, nel nuovo secolo, e vedete quali sono le... E non a caso, come diceva prima Vincenzo, guardate anche i dati su quelle che sono le previsti scenari di crescita per quanto riguarda la distinzione continentale. Siamo di fronte a una situazione veramente complessa, perché a questa situazione si apre anche il fronte di un consumismo che sta allargandosi, nonostante anche le varie crisi economiche, a una fascia, una fetta importante di popolazione che non è mai che non si è mai verificato nel passato. Quando è nato il consumismo dopo la guerra mondiale, non avevamo un numero di popolazione così enorme che è passato a uno stile di vita consumista. Noi siamo in una gabbia di acciaio del consumismo che dobbiamo smantellare. Vado, spero, rapidissimo. Allora, qui la grande sfida, c'erano dati sul clima, qui c'è il grande caro amico Sergio Castellari in prima fila, che è uno dei grandi climatologi, per caso poi dopo possiamo anche parlarne. Allora, la bellissima sfida che sta succedendo oggi è che gli scienziati hanno cominciato a dire: noi abbiamo dei confini planetari che non possiamo sorpassare. Guardate, far dire a uno scienziato una cifra, un numero, è difficile, cioè dice oltre questo numero non puoi andare, sotto ci, bene o male ci puoi stare. Però se lo sono quasi autoimposto, scusate il termine, perché hanno detto dobbiamo cominciare a svegliare il mondo politico, a far capire, e guardate che tutti questi cosiddetti confini planetari sono fra di loro strettamente connessi. Ma lo capite da soli. Io vi chiedo scusa perché sono in inglese, ma comunque la perdita della biosfera, la perdita della biodiversità, il consumo dei suoli, la modifica dei sistemi idrici, la grande modifica dei cicli biogeochimici come il fosforo e l'azoto, l'acidificazione degli oceani, l'aerosol atmosferico, distruzione della fascia di ozono stratosferico, le nuove entità chimiche che sono state prodotte a livello umano e ovviamente il cambiamento climatico. Vedete questo come un semaforo. E vi chiedo un po' di attenzione perché noi al centro avremo un verde, ovviamente, dove c'è una situazione dove possiamo riuscire a star bene, in quella dinamica stabile che vi dicevo prima, ci abbiamo una situazione di giallo che vuol dire alto rischio e ci abbiamo una situazione rossa che vuol dire che siamo oramai fuori dell'accuso. Allora, la cosa molto affascinante che sta succedendo oggi vicino a qui vedete la foto di John Rockstrom, che è uno dei grandi studiosi, ho fatto 2 libri in italiano suoi, come ho fatto tutti i libri in italiano di tutti questi meravigliosi e straordinari personaggi, cosa è successo? Che questa situazione da semaforo, da una straordinaria economista innovativa, un'economista ecologica che è Kate Raworth, è diventata una sorta di ciambella. Perché lei ha detto, perché questo ambito non lo definiamo come l'hanno definito Rockstrom e gli altri, hanno definito l'SOS, Safe Operating Space, lo spazio operativo e sicuro. Cioè noi possiamo vivere in uno spazio operativo e sicuro dove tornare ad essere in una dimensione circolare e non in una dimensione lineare. Quindi c'è la possibilità di farlo, come diceva prima anche Nicola, facendo dei temi specifici. E l'ha tradotta in una sorta di ciambella. Adesso sta per essere tradotto il suo straordinario libro che ho fatto in italiano, è tradotto anche in cinese, sta uscendo l'edizione cinese, è uscita l'olandese, la svedese, l'inglese ovviamente, sta uscendo anche l'araba. E lei che dice? Dice, guardate, facciamo in modo che ci sia una ciambella in cui la parte interna
si applica oltre a quella esterna, che sono i confini planetari che avete visto prima, quindi non dobbiamo andare oltre quello che può essere il soffitto, oltre quello che può essere il bordo della ciambella, ma non dobbiamo neanche andare, quindi non oltre il bordo della ciambella, ma non andiamo neanche sotto quello che è invece il pavimento o l'interno del ciambellone. E sono le social foundation, sono quegli elementi fondativi che danno dignità alla vita umana e che oggi invece hanno prodotto gli scarti di cui parla Papa Francesco. E qui quello che noi vorremmo vedere e quello per cui stiamo lavorando, vi invito a vedere, abbiamo fatto anche una pagina ad hoc del nostro sito del WWF, proprio che si chiama il manifesto dell'SOS, abbiamo fatto un manifesto sull'SOS, sullo spazio operativo e sicuro, abbiamo le firme di tante strutture importanti, anche delle aziende che hanno cominciato a capire e vogliono proseguire in un'azione che rispetti questa visione e riconoscono proprio l'indicazione di che cosa significa avere dei limiti. Guardate che raramente delle aziende hanno firmato cose di questo tipo come riconoscimento di una chiave di lettura di un fenomeno che oggi attualmente abbiamo di fronte ai nostri occhi. Vorremmo vedere consigli comunali, consigli regionali, amministrazioni nazionali, quindi il governo, il Parlamento, cioè che discutano di queste cose, che possono anche cambiare, perché io, guardate, in una situazione come, parlo del Comune di Roma, io vengo da Roma, eccetera, qui ci potrebbe essere benissimo il ciclo dei rifiuti, cioè non è detto che debbano esserci quelle terminologie che avete visto prima, però è questo il futuro che vorremmo avere ed è questo il futuro che in qualche modo viene configurato dalla grande Agenda 2030 che le Nazioni Unite, pur con tutti i limiti, io non voglio star qui a dirvi tutto quello che abbiamo fatto nelle fasi negoziali che avremmo voluto che poteva diventare, che potesse diventare realtà, poi nella realtà non c'è stata, ma insomma voglio dire, adesso ce li abbiamo. Adesso per fortuna tutto il mondo, al di là di, anche Trump ovviamente, prima non c'era, quando nel 2015 è stato, lui però dall'Agenda 2030 non può uscire, diciamo, perché stiamo parlando di un grande documento delle Nazioni Unite, non è un protocollo attuativo di una convenzione, mentre invece, come sapete, per quanto riguarda il protocollo, l'accordo di Parigi, lui, anche se formalmente l'aspetto tecnico ancora non ce l'abbiamo. E qui vado a chiudervi per dirvi che il vero problema di questi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile su cui stiamo facendo un grande lavoro in Italia perché si conoscano, perché si diffondano e perché si applichi finalmente quella che per ora è una strategia nazionale allo sviluppo sostenibile molto generica, poco concreta, in cui speriamo fortemente che un prossimo governo le dia delle concretezze molto più significative, però dobbiamo ricordare che i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile hanno alla base, questo è il modo bellissimo con cui Rockström è un altro straordinario personaggio che Pavan Sukhdev, che peraltro è diventato presidente mondiale del WWF, uno dei più grandi economisti alternativi che ci sono a livello mondiale, chiamano la wedding cake, la torta nuziale, perché gli obiettivi di sviluppo sostenibile non possono essere eseguiti, sebbene in maniera articolata e concorde fra di loro, sinergica fra di loro, se prima non abbiamo la consapevolezza che quelli che sono gli obiettivi che hanno a che fare con la vitalità, la resilienza, lo star bene dei sistemi naturali sono alla base. Perché, come immagino oramai sappiate un po' tutti, è impossibile un benessere, uno sviluppo umano se la natura sta male. Se noi andiamo a chiedere a coloro i quali hanno vissuto quello che hanno vissuto e stanno vivendo nella Terra dei Fuochi, se stanno bene in una situazione dove c'è l'acqua malata, l'aria malata e il suolo malato, sicuramente non vi diranno un dato positivo. Ma questo è oggettivo. The Lancet, che è una delle più grandi riviste scientifiche mondiali, ha fatto una commissione ad hoc sul planetary health, la salute planetaria. Quindi cosa voglio dire in conclusione? Abbiamo una comunità scientifica internazionale che si occupa dei cambiamenti globali che ci sta dando non solo chiavi di lettura straordinarie, ma anche proposte operative per uscire fuori da questa situazione di crisi. E queste cose devono diventare realtà, non sono fantasie, sono cose molto concrete, molto solide e dobbiamo farle diventare realtà. Tutto sta nelle nostre mani. Grazie. Nelle nostre mani era anche un libro che Gianfranco Bologna ha pubblicato qualche anno fa, se non erro. È un bel po' di anni fa, era sì. Dopo Rio
92. Ecco, e per citare sempre un altro testo straordinariamente importante in cui questi concetti di interdipendenza tra sostenibilità sociale e sostenibilità ecologica sono stati evocati e legati con una forte tensione etica, il documento pubblicato il 24 maggio del 2015 da Francesco, che si chiamava questo documento Laudato Si, che è un testo da leggere perché non è solo scientificamente rigoroso, ma appunto ci dimostra che la scienza non basta e che quindi ci vuole qualcosa in aggiunta alla scienza per poter non salvare il pianeta, come diceva Gianfranco Bologna, ma salvare la civiltà umana, questo certamente. Quindi do la parola a Giovanni Nicolini, Don Giovanni Nicolini adesso, che ci potrà parlare anche di questa dimensione etica molto forte. Ma sì, ho paura di fare un po' il pirata, perché in realtà sono pochissimo esperto di tutto quello che abbiamo ascoltato. La mia unica esperienza importante in questa direzione è che anche questa mattina mi sono trovato con alcune persone, anche con Vincenzo e con sua moglie Carla, che è qui con noi questa sera. Sono 35 anni che tutte le mattine ci troviamo, leggiamo questo vecchio libro, spezziamo il pane dell'Eucarestia, e indubbiamente abbiamo fatto un'esperienza molto interessante, se mi permettete di dire, che io vedo in qualche modo riprodotta anche in questa assemblea stasera. Non ho il piacere, l'onore di conoscervi personalmente tutti, ma mi pare che possiamo forse convergere in un'affermazione che solo pochi anni fa era stupefacente. Proveniamo probabilmente da esperienze diverse, da studi diversi, da modalità della vita diverse, e scopriamo che fra noi in questi anni si è creata una conversazione, una intesa che prima non esisteva. La ricerca scientifica, gli studi universitari, le professionalità erano tante strade che divaricavano fra di loro. Poteva darsi che tu avessi bisogno di me e io avessi bisogno di te, ma una conversazione era difficile. Invece sta crescendo moltissimo la scoperta che siamo dentro a un evento che ci accomuna tutti, e che dentro a quest'unico evento, che è stato ampiamente descritto in termini non solo scientifici, tutti abbiamo una parte importante da giocare. E quindi in realtà in questo nostro incontro di prima mattina, tutte le mattine, noi ci scambiamo pensieri, considerazioni, domande, progetti, dubbi, tentativi sulla interpretazione della vita secondo delle modalità che non ci aspettavamo. Aspettavamo un mondo sempre più specialistico, questo forse effettivamente è, ma scopriamo anche continuamente l'intensità di rapporti, di richiami, di relazioni per cui tutti siamo molto importanti. Tutto questo ci potrebbe continuare a porre, come ci siamo posti stasera, delle domande sul futuro, ma a me pare si debba dire che questo favorisce anche degli interrogativi importanti sul passato. La prima conclusione che vorrei darvi nasce dal fatto che questa mattina il testo biblico che ascoltavamo e sul quale facevamo un commento comune, una conversazione comune, da noi non usa che il prete fa la predica, ma che semmai dice qualche cosa a conclusione di una conversazione alla quale tutti partecipano, noi assistavamo a una scena molto strana. A un innamoramento di Dio che si è innamorato di una ragazza ebrea. Questa ragazza ebrea abita in un paesino di montagna in Galilea, e lui questa mattina la va a trovare e le fa una dichiarazione d'amore. Ecco, questa dichiarazione d'amore nella mia interpretazione della vita è fondamentale. Lui suona il campanello della casa di questa ragazza, e quando lei gli apre
lui le dice rallegrati come prima cosa, sii lieta. Come seconda cosa le dice perché sei piena di regali e poi si presenta dicendo il Signore è con te. Questo ci porta molto indietro nella nostra esperienza e ci fa ricordare che noi siamo qui questa sera perché siamo stati amati. Noi siamo nati poverissimi e siamo nati perché qualcuno ci ha fatto nascere. Non siamo rimasti nudi perché qualcuno ci ha vestito, siamo cresciuti perché qualcuno ci ha nutrito. Vi ricordate la vostra maestra di prima e di seconda elementare che ci ha insegnato a leggere e a scrivere? E via via, noi qui questa sera rappresentiamo una straordinaria avventura con interventi importantissimi, segreti o espliciti, è vero, clamorosi o segreti, per il quale siamo quello che siamo, perché tutti abbiamo ricevuto. Noi tutti proveniamo da un'antropologia, che è l'antropologia ebraica, che è stata molto contestata dalla cultura occidentale e che anche il cristianesimo ha spesso dimenticato. Al centro di questa concezione antropologica sta il mistero della povertà. Noi siamo dei poveri e tutto quello che siamo l'abbiamo ricevuto. Le cose più importanti ne abbiamo anche rubate molte, abbiamo anche rubato persone, siamo anche persone violente, ma la cosa più importante della nostra vita l'abbiamo ricevuta, non c'è niente da fare. Non l'abbiamo noi, non la possiamo conquistare noi, a un certo limite, oltre un certo limite non si può rubare, si può solo ricevere. Secondo quella dichiarazione d'amore che Dio faceva alla ragazza di Nazareth questa mattina, noi siamo persone amate. Se non fossimo stati amati, io non conosco la storia di ciascuno di voi, questa sera avremmo ben altro da pensare, è vero, che essere qui ad ascoltare questi interventi, queste parole, questi discorsi. Invece siamo qui anche abbastanza sereni, è vero, abbastanza tranquilli, ma il segreto è che siamo tutte persone molto ricche perché abbiamo moltissimo ricevuto. Allora mi permetterei di dire che forse la prima risposta a molti dubbi, anche timori e avvertimenti che abbiamo sentito questa sera, a questi dubbi, timori e avvertimenti si può rispondere con questa esperienza, che noi non saremo quello che sapremo fare, conosceremo e conquisteremo, ma saremo quello che noi riceveremo. Questa è la grande scommessa, è vero? Per cui bisogna dire che la categoria della povertà è una categoria fondamentale di interpretazione della persona. Da soli niente, tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto, è dono, e noi rappresentiamo questa esperienza positiva della vita. Se la vita futura dell'umanità dipendesse da quello che dovremo capire e conquistare, ci sarebbe molto da avere paura. Ma per fortuna dipende soprattutto da tutto quello che riceveremo. E riceveremo da questo mistero che c'è, di cui non si sa praticamente niente. Lo si chiama amore, ma si sa poco che cosa voglia dire. Si sa invece di più un'altra cosa, che cosa vuol dire essere amati. E la nostra storia è una grande storia d'amore. Anche tu puoi raccontare tante cose. La parrocchia dove sono stato fino a pochi giorni fa, prima di andare finalmente in pensione, è la parrocchia di Bologna dove c'è il carcere. Molto ho imparato dal carcere. Non pensate che quando vado in carcere a trovare le persone vado a trovare 600 mascalzoni. Io vado a trovare 600 persone che sono state certamente molto meno amate di me.
perché l'amore non è una facoltà umana, è semplicemente una relazione, e tu potrai amare quanto sei stato amato. È una restituzione l'amore, per cui chi ha ricevuto poco amore è molto fragile, è molto debole. Ecco, quelle persone che sono là dentro hanno ricevuto poco amore e questo le ha tese, innervosite, rese insicure, trasformate anche in gesti e in pensieri di violenza. Ne hanno combinato una troppo grossa e adesso sono dei mascalzoni e sono chiusi là dentro. Sono persone semplicemente poco amate. Io, vecchio come sono, sono stato sempre amato. Non ricordo nessuno che non mi abbia amato. Se c'è stato, l'ho dimenticato, non me ne sono accorto. E quindi non ho niente di mio. Tutto quello che io ho, l'ho ricevuto. Ed è questo, secondo me, il grande segreto. È vero, la stessa relazione fra di noi è una relazione continua di nutrimento reciproco. Quante cose io ho ricevuto da una persona come Vincenzo, quante cose forse anch'io ho potuto in qualche modo comunicargli. Io credo che per ritrovare la speranza della storia bisogna capovolgere il gioco e non pensare più che avremo tutto quello che ci meritiamo, ma semplicemente tutto quello che riceveremo per amore di qualcun altro. Se non intraprenderemo questa strada, saremo sempre più. Per fortuna, però, la storia è continuamente segnata da questi avvenimenti e ognuno di noi è un avvenimento. Ognuno di noi è un avvenimento. Ognuno di noi ha questa bellissima storia da raccontare. Quanto hai ricevuto? Ci pensiamo poco, Ci pensiamo poco. A me pare che il grande contributo che un'assemblea come quella di stasera ci sta regalando è la preziosità di questa conversazione, di questo scambio e quindi anche delle nostre diversità, perché tu sei quello che io non sono, hai quello che io non ho, è vero? E quindi è ricchissimo il nostro incontro. Io credo che proprio questo ci deve suggerire una speranza assoluta di quello che... Dice, ma se cresciamo troppo? Io vedo continuamente miracoli nella mia vita, operati continuamente da questa possibilità di trovare, di trovare. Anche questa sera sono qui per il regalo che ho ricevuto, ecco. Allora ho l'impressione che su tutti questi importanti discorsi la linea sapienziale che bisogna, che continuamente, instancabilmente cerchiamo, è quella del dono reciproco. Ed è la bellezza della povertà. Una volta si dicevano le bestemmie, adesso pochissimo, si dicono pochissimo le bestemmie perché Dio non è più un argomento molto importante. Invece una volta era importante Dio e quindi lo si insultava perché si diceva ma perché il mondo non l'hai fatto meglio di così? Com'è che l'hai fatto così brutto e difficile e difettoso? Perché ha fatto così? È vero, e la risposta è molto semplice, che se funzionassimo tutti come un orologino, questo qui non funziona molto bene, è vero, ci sarebbe una cosa terribile, e cioè che nessuno avrebbe bisogno di un altro. Invece noi abbiamo sempre avuto bisogno di un altro, capite? Per fortuna il gioco non è fatto, per fortuna la persona non è mai una specie di perfezione pretesa a lui, ma io sono tutto quello che ho ricevuto e regalato. Capite? E questo è il grande segreto dell'esistenza umana. Non dobbiamo aver paura che ci sia troppo poco cibo. Dobbiamo avere paura che dimentichiamo di spezzarlo, no? Il secolo scorso si diceva che eravamo in troppi e non c'era abbastanza pane, ma Elie Wiesel, Ivan Illich, uno spirito cristiano di grande spessore, diceva non è questo, è che noi abbiamo dimenticato come si fa a spezzare il pane e quindi succede che metà del mondo ne butta via un sacco e deve fare la dieta e l'altra metà del mondo invece sta nella fame. Bisogna reimparare a spezzare il pane. A me pare che un'assemblea come quella di questa sera sia un'assemblea di spezzatori di pane eccezionale, certamente gli oratori che abbiamo ascoltato, ma certamente anche noi abbiamo imparato qualche cosa.
c'è del pane da spezzare. Lo troveremo questa sera sulle nostre tavole, qualcuno ce l'avrà preparato, è l'affetto delle nostre donne, dei nostri figli, dei nostri poveri, è vero, è il segno di questo mondo che ti nutre e che ti fa crescere. Questo è il cammino dell'umanità, questa cosa non diminuirà, questa cosa sicuramente crescerà. Tutte le volte che si apre un nuovo conflitto, una nuova violenza, ogni volta che gli americani si inventano un nuovo presidente, tutti tremiamo. È vero, è certo, sono incidenti, però anche gli incidenti servono per far vedere com'è diversa la vita e come può cambiare l'esistenza. Siamo tutti chiamati ad essere dei riformatori dell'esistenza umana secondo questo criterio nuovo. È vero, eccezionale, la bellezza di scoprire che in casa c'è una branda e che forse qualcuno che stasera dormirebbe fuori può trovare ospitalità nella tua regale accoglienza fatta di una branda e di un sorriso. Grazie. Bene, grazie. Adesso abbiamo un po' di tempo per... Se avete delle domande da porre ai due autori e ai due relatori di questa giornata. Ci sono domande? Osservazioni? Nessuno vuole... Com'è? Nessuno... Ah, ecco, sì, sì, ecco. Ce ne sono già due. Bene. C'è prima questo signore... Forse conviene che venga qui perché la sala è grande e non si sente. E anche l'altra persona, se comincia ad avvicinarsi. Volevo chiedere a tutti quanti se in effetti, diciamo, beh, è tutto molto interessante, tutto quello che è stato detto ovviamente. Energia per l'astronave Terra, l'era delle rinnovabili e del risparmio energetico. Forse diciamo un tema molto importante è che questo, si dovrebbe cominciare a pensare che questa astronave potrebbe cominciare a viaggiare consumando meno energia, perché anche questo diciamo credo che sia fondamentale e questo fa parte di un'azione educativa che secondo me dovrebbe entrare nelle scuole in materia in maniera molto determinante e molto incisiva. Grazie. Apprezzo moltissimo questo libro, ancora la prima edizione, e però una delle conseguenze sarebbe il vostro sito Energie per l'Italia, con un appello che mi sembra che raggiunga poche persone. Forse stasera potremmo chiedere tutti presenti di aiutare la sua diffusione, che aiuterebbe i governi presenti e futuri di fare delle scelte che aiutano. Okay. Bene, grazie. Intanto io penso che il libro andrebbe diffuso in tutte le scuole perché è un libro davvero educativo. Però se volete cominciare a rispondere a queste entrambe le domande. Sì, proverei. Il risparmio è fondamentale ovviamente. Perché come diceva poi Nicola prima, è vero, abbiamo l'energia solare che è molto abbondante, eccetera, però c'è il problema che dobbiamo poi convertirla nelle cosiddette energie di uso finale e qui ci sono dei colli di bottiglia. E quindi non è vero che con le energie rinnovabili possiamo consumare tutto quello che vogliamo, anzi. Quindi c'è il problema, ma è proprio necessario, dobbiamo rimpiazzare i combustibili fossili con le energie rinnovabili, ma è proprio necessario consumare tutta l'energia che ora consumiamo? Ecco, non è necessario e si può dimostrare appunto attraverso anche dei numeri. Per esempio, io mi ero appuntato che ogni cittadino americano oggi consuma una quantità di energia equivalente a 12.000 watt, mentre ogni cittadino europeo consuma una quantità equivalente che è la metà, 6.000 watt. Allora uno potrebbe dire, beh, gli americani consumando il doppio sono il doppio più felici,
Naturalmente si capisce subito che non è vero questo. E non è vero, e si può dimostrare in altri modi, si possono fare dei diagrammi in cui si mette l'indice di sviluppo umano in funzione dell'energia. Si vede sì che l'energia serve, ma sopra un certo limite poi non serve più, anzi fa delle complicazioni. Allora io a queste due cifre che ho detto, 12.000 ogni americano, 6.000 ogni europeo oggi, ne metto un'altra. Quando mi sono laureato io, molti anni fa, consumavamo 2.000 watt, cioè consumavamo un terzo di quello che noi consumiamo adesso e un sesto di quello che consumano gli americani. Non mi ricordo che fossimo infelici, anzi eravamo felicissimi. Quindi evidentemente basta molto meno energia per essere felici o per stare bene. Questo qui è confermato dal fatto che, non so se lo sapete, quest'anno in Svizzera hanno fatto un referendum in maggio, e questo referendum chiedeva agli svizzeri: siete d'accordo se noi dall'attuale consumo di 6.000 watt per persona, di qui al 2050, scenderemo a 2.000? Beh, gli svizzeri l'hanno approvato. Gli svizzeri hanno approvato questo referendum. Quindi gli svizzeri sono su un cammino che porterà a diminuire la quantità di energia di 3 volte da oggi al 2050. Allora a questo punto c'è un problema. Bene, si può vivere con meno energia, ma come facciamo a consumare di meno? Molto interessante questa domanda, perché si può fare in due modi. Si può consumare di meno aumentando l'efficienza di tutto quello che consumiamo, delle automobili, delle lampadine, delle stufe, cioè agire sulle cose, su tutte le cose che usiamo. Se aumentiamo l'efficienza dovremmo consumare di meno. L'esperienza dice che purtroppo non è vero. Molto spesso succede che quando usiamo una cosa più efficiente, la usiamo di più. In Giappone hanno fatto delle indagini, hanno visto che cambia la macchina, perché è una macchina poco ecologica, la prende più ecologica, è così contento di essere ecologico che alla fine dell'anno ha fatto il doppio di chilometri che faceva prima. È l'effetto rebound, molto importante, siamo fatti così. Un altro modo invece per ridurre il consumo di energia cos'è? È agire non sulle cose, ma sulle persone. Bisogna che le persone si convincano che non c'è bisogno di usare tanta energia. Bisogna che si convincano che non è necessario usare tanto la macchina. Poi se la macchina è più efficiente, meglio, ma bisogna cominciare dalle persone. Quindi bisogna cominciare a dire alle persone che, visto tutti i limiti che abbiamo, visto che anche le rinnovabili hanno i colli di bottiglia, e visto appunto che cresceremo anche di numero, qui bisogna consumare di meno. Ecco, bisogna consumare di meno, bisogna fare una vita in cui si introducono delle parole poco, diciamo, poco comuni. Sobrietà, per esempio, sobrietà. Una vita sobria non vuol dire che sia una vita meno felice. Quindi prima agire sulle persone, è quello che è importantissimo, l'educazione e andare nelle scuole, capite? Poi naturalmente gli scienziati fanno il loro mestiere e ci fanno sempre delle cose più efficienti, ma più importante è l'aspetto educativo. C'è qualcun altro che vuole aggiungere? Com'è? La seconda domanda. Sì, la seconda domanda si riferisce ad un appello che noi, assieme ad altri colleghi che sono anche qui presenti, abbiamo pubblicato in rete forse già un paio di anni fa. Ed era un appello, diciamo, rivolto al governo affinché venisse presa seriamente in considerazione l'ipotesi di una conferenza sui cambiamenti climatici e comunque che il tema dell'energia diventasse primario nell'agenda di chi ci governa. L'appello è aperto alla firma di tutti i cittadini, ci sono due linee di firma, una è per, diciamo, gli operatori del settore, ricercatori, docenti universitari, eccetera, e l'altra è per i normali cittadini. E come diceva appunto il signore prima, se volete firmare l'appello è ancora presente, energiaperlitalia.it. naturalmente uno mi potrebbe chiedere: ma siete stati ascoltati? No, per il momento naturalmente no, ne abbiamo fatti altri nel tempo, alcuni governi ci hanno un po' ascoltato, questo ultimo si è caratterizzato per il fatto che non ci ha proprio neanche minimamente considerati. E forse, visto che le elezioni sono vicine, bisognerebbe organizzarci per
proporre una serie di domande a chi si candida a governare questo paese, perché su come intende affrontare la transizione energetica che è in atto. Perché io dico sempre, quando così vado a parlare in giro, anche nelle scuole, dico: votate per chi volete, votate a destra, a sinistra, sopra, sotto, ovviamente votate per chi volete, ma non vi potete più permettere il lusso di votare per persone che ignorino totalmente questi problemi di cui abbiamo parlato, perché l'energia è il motore di tutto. Cioè, noi senza energia non possiamo fare niente. Se in questo istante venisse a mancare l'energia, non ci riusciamo neanche più a vedere in faccia. Quindi nessuno è esentato dal porsi il problema, e tantomeno chi deve prendere decisioni in questo senso. Cosa è successo? Questo è un fatto recente, forse l'avete letto sui giornali. L'Unione Europea vuole lanciare un'alleanza che ha chiamato, diciamo, come slogan l'Airbus delle batterie. Cioè, l'Unione Europea si è accorta che l'Europa rischia di rimanere indietro nella produzione di batterie, soprattutto per le auto elettriche, rispetto ai nostri competitori asiatici e nordamericani. Quindi ha lanciato l'idea di creare un consorzio europeo che metta assieme le più grandi aziende del settore elettrico, del settore dei trasporti e non solo, analogamente a quanto fatto 50 anni fa con l'Airbus. 50 anni fa gli Stati Uniti rischiavano di avere il predominio assoluto dell'aviazione civile. L'Europa costruì questo consorzio Airbus, e attualmente l'Airbus è stato un caso di successo, è il primo venditore di aerei civili al mondo. Quindi l'Europa è già riuscita in questa sfida di porsi come un attore importante in questo settore industriale, e vuole fare la stessa cosa con le batterie. Bene, sono state invitate tante aziende a Bruxelles in questo incontro, sono stati invitati 14 governi, ne mancava uno. Lascio voi indovinare quale mancasse. Purtroppo è facile da indovinare. Ci sono altre domande? Sì, prego. Uno per uno, quali dei leni tuoi, io dei leni, non so. Dico qualcosa, poi dici qualcosa. Al punto, sì, siamo di fronte a dei problemi grossi, perché mentre l'ENI, che poi in pratica è quel che comanda, nel senso che nel Ministero comanda, perché era giusto anche così, l'ENI era la più grande compagnie energetiche d'Italia, quindi mentre l'ENI, diciamo, ha come prospettiva usare ancora i combustibili fossili, semplicemente vorrebbe passare dal gasolio, per esempio, al metano, ignorando il fatto che non è una grande conquista, perché anche se il metano produce una quantità del 20-30% minore di anidride carbonica, però ne produce pur sempre tanta. E per di più il metano non è vero che ci dia proprio una mano, come si dice, perché anche il metano ha gravi problemi di inquinamento che forse non sono stati ancora ben studiati. Quindi, diciamo, secondo l'INE dovremmo andare avanti per molti anni, non si sa quanti, con i combustibili fossili per raggiungere dopo finalmente le energie rinnovabili, in particolare l'energia elettrica usata anche nei trasporti. Ecco, per fortuna l'Enel, che è quella che voleva introdurci nel nucleare 5-6 anni fa, voleva farci tornare al nucleare, per fortuna ha cambiato dirigenti eccetera, adesso l'Enel è un campione nel campo delle energie rinnovabili, e quindi c'è questa specie di competizione, io vedo, fra Eni e Enel, e speriamo tanto che sia più ascoltata l'Enel, ma qui si vede che naturalmente poi il governo deve accontentare l'uno e l'altro, ha influenze sull'uno e sull'altra, quindi succede che un giorno il Presidente del Consiglio lo troviamo a inaugurare lo stabilimento della Lamborghini e il giorno dopo lo troviamo a parlare a un convegno di energie rinnovabili, che sono due cose che non stanno assolutamente assieme. Altre domande? Sì, quella signora. Può venire? Sì, sì. Va bene, sì.
C'è un bel capitolo, un bel paragrafo del libro. Beh, per quanto riguarda la fusione, ce ne sono di due tipi, quella fredda che citava lei e quella calda. La fusione vuol dire, invece di spaccare un atomo grande come l'uranio e quindi fare la fissione, quindi l'energia nucleare come l'abbiamo fatta per più di 60 anni, cercare di mettere insieme nuclei più piccoli, in particolare deuterio e trizio, per produrre energia dalla fusione di questi due atomi. Per quanto riguarda la fusione fredda, diciamo, c'è questo problema fondamentale. C'è sempre stata questa grande attesa, soprattutto in città da noi, c'è stata questa azienda anche bolognese che proponeva questo tipo di dispositivo che a dir loro produceva secondo la fusione fredda, però di fatto questa questione non è mai stata chiarita fino in fondo e non è mai stata data una dimostrazione convincente che questo avvenisse. Quindi di fatto questa questione è rimasta, diciamo, una curiosità e poco altro, perché in campo scientifico c'è un protocollo che è quello che tu devi dare i dati, pubblicarli e diciamo in qualche modo dimostrare la fondatezza di quello che sostieni, cosa che non è avvenuta in questo caso. Quindi fino adesso la fusione fredda, che rimane una curiosità per una certa comunità scientifica, non grande, ma che rimane, tale rimane. Sono passati, è stato nell'89 che venne fuori questa idea da questi due famosi scienziati, uno inglese e uno americano, ma per il momento ancora non è successo nulla. Per quanto riguarda invece la fusione, è un grande sogno che è lì da 50 anni e su questo, diciamo, ogni attualmente si dice che fra 50 anni ci sarà la possibilità della fusione, ma il problema fondamentale di questa tecnologia sono, primo, si tratta di fabbricare dei grandi bollitori d'acqua e forse si potrebbe discutere se costruire dei bollitori d'acqua sia un'idea, diciamo, particolarmente innovativa, ma a parte quello è una tecnologia ad alta intensità tecnologica di conoscenza ed economica che si potranno permettere solo i ricchi. Quindi un mondo ipotetico a fusione nucleare sarebbe un mondo nelle mani dei paesi più ricchi, quindi non ci sarebbe quella democratizzazione del sistema energetico di cui parliamo anche nel libro, che invece è assolutamente necessaria. E poi soprattutto la fusione, anche se arrivasse, sarebbe troppo tardi, cioè noi abbiamo bisogno di risolvere questo problemaccio maledetto che abbiamo cercato brevemente di illustrare questa sera nel giro dei prossimi 30 anni, tant'è che io quando vado nelle scuole dico ai ragazzi, voi, e loro si sentono un po', diciamo, schiacciati forse da questa responsabilità, sono passate centinaia di generazioni, la vostra non è vero che siete una generazione di disperati come tutti i giorni sentite dire in televisione, ai giovani, no, la vostra generazione ha questo compito di dover risolvere questo problema, cioè non ci scappate, non potete fuggire. Quindi da qui ai prossimi 30 anni dobbiamo risolverlo, e la fusione, caldo o fredda che sia, da qui ai prossimi 30 anni sicuramente non l'avremo, il problema va risolto prima, questo è un altro punto da non trascurare. Sì, cerco di rispondere brevemente alla domanda legata alla questione demografica. Ovviamente io non potevo illustrarvi tante slide. Una che spesso faccio vedere è di una bellissima equazione che fu prodotta nel 71 da una serie di grandi studiosi come Paul Ehrlich, John Holdren, e poi nel dibattito con Barry Commoner uscì fuori un po' l'equazione più completa, e viene chiamata l'equazione dell'impatto della nostra specie nei confronti dei sistemi naturali. È molto semplice, praticamente è una sorta di uguaglianza, quindi I che sta per impatto uguale P per A per T. L'avevano usata così perché dava un po' il senso, se la leggiamo un po' in inglese, impact, no? Diciamo qui I uguale, perché cosa sono gli altri tre fattori? Sono popolazione, affluence, che voleva dire stile di vita in italiano, e tecnologia. Cioè, in parole povere, l'impatto che noi esercitiamo nei confronti dei sistemi naturali, che sono la base della nostra sopravvivenza, perché se non avessimo sistemi naturali non avremmo nessun tipo di economia. Io non ho mai trovato in nessun dibattito che ho fatto pubblico qualcuno che mi dicesse no, non è vero, noi abbiamo economie che prescindono dai flussi di materia e di energia. Non l'ho mai visto, perché ovviamente non è possibile fare questo, quindi a meno che non fossimo su un altro pianeta, in altre condizioni che non sono date. Quindi, allora, il tentativo dell'equazione è far capire che come questi tre fattori sono tutti e tre fondamentali, perché la crescita numerica, quindi il numero di esseri umani che ci sono sulla Terra, lo stile di vita che questi esseri umani adottano nell'uso e consumo
di materia prima e di energia rispetto a quello che poi è il loro modo di vivere, e le tipologie di tecnologie che vengono utilizzate per ottenere questo stile di vita sono tutte e tre componenti che, se noi agiamo su una sola delle tre componenti, non riusciamo realmente a ridurre l'impatto. Questo è un po' il succo della vicenda. Dobbiamo intervenire su tutte e tre, ovviamente migliorandole, modificandole, eccetera, eccetera. Allora, perché io sottolineo spesso questo problema proprio anche della questione demografica, che come sapete è un tema che è un po' assente oramai a livello del dibattito internazionale, benché non c'è esperto di global sustainability che non la metta chiaramente nei libri che scrive, nei paper che scrive. Perché c'è stato un modo strano, diciamo, di interpretare questo problema come se la conoscenza di quelli che erano i mezzi che mette a disposizione la pianificazione familiare fossero coercizione o addirittura fossero apertura all'aborto. Purtroppo, come sapete, questo non è vero, non si è mai verificato, per cui abbiamo un assurdo oggi di un presidente americano, gli assurdi ce ne ha parecchi, quindi non è che dico una novità, che elimina i finanziamenti alle organizzazioni famose americane e statunitensi che si sono date da fare per la divulgazione della conoscenza dei mezzi di pianificazione familiare, che peraltro aiutano moltissimo uno dei grandissimi temi dell'Agenda 2030, che è l'equità di genere, che è il ruolo della donna nel mondo. Perché finché questo ruolo della donna è condizionato dal ruolo umano maschile, e beh, non lo vengo a dire a molti dei signori qui presenti, non facciamo nessun passo in avanti. Quindi il fatto di poter decidere anche liberamente su quello che può essere il numero di figli che possono avere nell'arco della propria vita è un fatto anche di libertà, che consente anche di potersi unire ad altre dimensioni sociali importanti come l'educazione, il fatto che si può aumentare l'educazione. Io sto parlando soprattutto di dimensioni che oramai sono quantificate in paesi che sono ad alto tasso di fertilità totale, quindi il tasso di fertilità totale è il numero di donne figlie che una donna ha nell'arco della sua vita, che sono molto elevati e che, guarda caso, sono in tutti quei paesi che oggi sono in grandissimo, ma oso dire, rischio globale. Voi sapete che esiste addirittura la classifica di quelli che una volta venivano chiamati gli stati falliti, ovviamente hanno cambiato il termine perché era talmente orrendo e brutto questo failure states, questo indice, insomma, molto. Oggi sono gli stati in crisi, dove non ci sono gestioni politiche, non c'è un governo di democrazia che è una delle social foundation, cioè l'avere voce, avere possibilità di esprimersi, avere la possibilità di, virgolette, votare e avere la possibilità di dire quello che uno pensa, è uno degli elementi fondamentali che fanno parte delle social foundation della ciambella che vi ho fatto vedere prima. Quindi il problema non può essere visto semplicemente, e vado a concludere, in una dimensione che ha a che fare con un continente o una nazione. Siamo tutti interconnessi. Vi spiego ancora meglio. L'impronta ecologica, che prima faceva vedere l'amico Balzani, di una persona che nasce in Italia è molto, ma molto superiore, adesso dovremmo fare il calcolo 70, 80, 40 volte, 50 volte a secondo del paese che troviamo da paragonare, no? Penso all'Etiopia, penso alla Somalia, che sono in condizioni veramente drammatiche, lo Yemen, penso, ma non parliamo poi delle situazioni dove c'è stata anche la guerra. Quindi siamo di fronte a, quindi la responsabilità, il senso di responsabilità di capire che dietro tutto questo c'è un sistema economico che ha favorito uno stile di vita consumista, che è lo stile di vita che dobbiamo assolutamente cambiare, perché no, non è che c'è, come diceva giustamente Nicola prima, ai giovani oggi uno quando va a chiacchierare a dire, voi siete in un periodo paradossalmente affascinantissimo, perché abbiamo una delle crisi onestamente peggiori che ci siano mai state nella storia della vita della specie umana, e nello stesso tempo abbiamo la possibilità di potenzialità straordinarie per risolvere questi problemi. Quindi in pratica hanno questa grande sfida. Questa è una sfida che, mi permetto di dire, ci abbiamo tutti, non soltanto i giovani, perché anche chi ha un'età più avanzata, e io pure, insomma, sono nato nel 53, io quando sono nato
il 1° maggio del 1953, la popolazione mondiale non aveva raggiunto neanche 3 miliardi di abitanti. Quindi paradossalmente nell'arco della mia vita io ho visto più che raddoppiare l'intera popolazione mondiale. È ovvio che non l'ho vista fisicamente, ma girando anche un pochino nel piccolissimo nei vari paesi del mondo, in particolare l'Africa che amo da morire, ho visto cose terribili, come chiunque di voi immagino andando in Africa. Quindi il vero problema, il vero nodo della questione è che oggi noi dobbiamo trovare il modo di riuscire a ritornare in una dimensione che ci consenta di fare sì che non siamo più fuori della natura, ma siamo dentro la natura. Vi chiedo scusa perché mi rubo un altro minuto. Io certe volte nelle scuole, noi abbiamo una bellissima attività di alternanza scuola-lavoro che siamo forse tra i pochi a dire che è positiva, forse perché siamo un pochino bravi anche noi a utilizzare in maniera interessante e intelligente i giovani che sono tutti soddisfatti. Noi abbiamo mobilitato l'anno scorso 1000 giovani in tutta Italia e nelle chiacchierate che facciamo, perché gli facciamo fare delle cose particolari per le grandi campagne che fa il WWF a livello internazionale legandosi alla situazione italiana, e poi quindi facendogli cose di marketing, facendogli, insomma, dandogli delle esperienze concrete, però gli diamo sempre dei contenuti, perché non è che stiamo parlando a vuoto o stiamo vendendo una bibita, stiamo facendo un discorso che ha una grande qualità intrinseca di visione del mondo. E quando facciamo queste cose io spesso faccio una chiacchierata che si chiama Noi siamo natura e comincio raccontando tutto quello che si sta scoprendo sulla straordinarietà del nostro microbioma umano, tutto quello che stiamo scoprendo sui microbi che sono presenti nel nostro corpo, in tutti gli ecosistemi del nostro corpo, perché sono ecosistemi per i microbi, che vanno dalla bocca all'intestino, allo stomaco, alla pelle, e che in maniera molto terra-terra, per farvi capire, noi sapete che abbiamo un genoma che ha circa 21.000 geni, no? I geni che sono rappresentati dal microbioma umano sono 4,4 milioni. C'è una straordinaria studiosa inglese che ha fatto un libro bellissimo, che per fortuna è stato tradotto anche in italiano, che si chiama 10% Human. Cioè noi paradossalmente siamo al 10% esseri umani. Umani, no? Perché volendo prendere una cellula potremmo vedere che c'è una dimensione di componenti anche proprio di coevoluzione tra la specie umana e i microbi. Tra l'altro sono microbi, pensate, che cambiano a secondo della dieta, cambiano a secondo di quello che abbiamo e loro stessi possono condizionare la nostra salute. Questo perché lo dico? E vi chiedo scusa per l'accetta che ho usato per trattare un tema molto complesso, molto delicato e molto affascinante. Che più scopriamo, più conosciamo, più sappiamo che siamo strettamente legati a questo mondo naturale. E in questo mondo naturale è difficile che una specie si, come dire, vada completamente al di fuori di quelle che sono le dimensioni circolari in cui vive. Anzi, oserei dire che non c'è questa possibilità. E dove si verifica? Si verifica una situazione di riequilibrio, sempre dinamico, perché l'evoluzione è sempre dinamica. Allora, far capire a tutti che noi siamo natura e che quindi dobbiamo essere vicino alla natura, e più imitiamo la natura, anche la tecnologia, e chiudo veramente, oggi c'è un lavoro straordinario di quella che viene chiamata biomimesi, cioè come nel processo industriale, una volta era l'industrial ecology, come nel processo industriale riusciamo a imitare sempre di più la natura e fare in modo che non ci sia un prodotto di scarto da quello che viene prodotto da un processo produttivo. Scusate il gioco di parole. E queste sono le grandi cose che poi per fortuna si cominciano a insegnare sempre di più anche a livello universitario, a livello di formazione dei nostri giovani. Queste sono le cose che possono dare la possibilità di poter avere un antropocene buono. E qui chiudo veramente, esiste un programma internazionale dei grandi studiosi che si occupano del global change e quindi anche di come avere una governance del cambiamento globale che l'uomo ha indotto sul nostro pianeta, che si chiama proprio Seeds of Good Anthropocene, semi di un buon antropocene, perché nell'antropocene ci siamo, al di là di quello che diranno formalmente i geologi, ma ci siamo di fatto, e quindi cerchiamo di fare in modo che ci siano dei semi di buon antropocene. Grazie. Bene, penso che siamo arrivati alla fine della nostra giornata. C'è ancora una domanda brevissima con una brevissima risposta perché dobbiamo andare via.
più forte, perché o viene qui o... Sì, l'acqua del mare è sicuramente convertibile in acqua potabile ed è quello che fanno ad esempio nei paesi del Golfo Persico, dove non hanno sostanzialmente acqua dolce e quindi convertono l'acqua salata, che in alcuni stati hanno in abbondanza, in acqua potabile. Il problema è appunto energetico, il consumo energetico di questa operazione è spaventosamente alto. Ero qualche tempo fa ad Abu Dhabi e mi dicevano che più del 30% dell'energia del paese, che è un piccolo paese, del piccolo emirato, viene utilizzata proprio per potabilizzare l'acqua. Quindi questo problema, che è un problema grosso, ci lega anche alla questione dei cambiamenti climatici, cioè ci saranno zone del mondo, adesso già quelle in qualche modo lo sono, che diventeranno talmente inabitabili e talmente aride che dovranno consumare tanta energia per prodursi l'acqua. Quindi questo è un problema molto serio, cioè il cosiddetto nesso energia-acqua è tutta una branca di studio dell'energetica e anche dell'idraulica molto importante e molto affascinante, anzi qualcosa abbiamo scritto anche su questo nel libro. L'acqua è fondamentale, l'acqua serve per raffreddare le centrali elettriche, eccetera. Quindi comunque sì, è possibile, ma il costo energetico è spaventosamente alto. Quindi noi, in un paese come l'Italia, che tutto sommato, almeno nella parte centro-settentrionale, tendenzialmente fino ad oggi non ha avuto questo problema, ma comincia ad averlo, siamo stati fortunati, ma non andrà sempre così. Ma poi l'acqua siamo è legata appunto moltissimo al cibo, naturalmente. Acqua, cibo. Sull'acqua bisogna fare un libro proprio sull'acqua e ci vorrebbero molte ore per spiegare le cose. Non so, quindi penso che... Bene, penso siamo davvero arrivati alla fine. È stata evocata la parola conoscenza. Penso che la conoscenza sia una leva su cui puntare, perché c'ha due caratteri. Uno è quello è immateriale e la seconda è il fatto che più la usi e più aumenta. È l'unica bene che abbiamo sulla terra che non diminuisce ma aumenta con l'uso. Grazie. Fatevi un regalo di Natale e prendete il libro Astronave.